Ma se da tutte e tutti, allora la mia declinazione di Italia Meticcia è in questo titolo della presentazione multimediale che sto per fare: la resistenza italiana, tra virgolette, perché tra virgolette? Perché in realtà la resistenza che si è combattuta in Italia è stata una resistenza multietnica, creola o meticcia, a seconda di come uno vuole declinare il concetto, internazionalista e migrante. Questa immagine di sfondo, che non è solo uno sfondo che vedete, è relativa a una cerimonia che si è svolta in Montenegro nel settembre del 1983, quando il presidente della Repubblica Italiana Bertini e il presidente della Jugoslavia Spiljak scoprirono, inaugurarono un monumento ai caduti della divisione italiana partigiana Garibaldi, che erano appunto partigiani italiani che hanno combattuto in Serbia e Montenegro dal dicembre del 43 al marzo del 45, inquadrati nel secondo corpus dell'esercito popolare di liberazione jugoslavo. Quindi una resistenza italiana, partigiani italiani, ma stiamo parlando di un teatro di operazioni all'estero e stiamo parlando di una resistenza multietnica che comprende italiani però appunto in Jugoslavia. Quindi già qui c'è qualcosa. Quei due temi che, scostati dai due presidenti, rivelano quel monumento scritto in serbo croato e in italiano, portano con sé, rivelano, fanno venire fuori tante storie. È per questo che i riquadri della mia narrazione li ho disposti in modo che sembrassero trascinati da questo gesto. È appunto un rivelare, un disvelare. E quindi procediamo. Io parto proprio da questo dato di fatto, che però è poco evidente. La resistenza italiana non è un'epopea nazionale e non è nemmeno bianca, è internazionale e di colore, di ogni colore. Noi nei mesi scorsi ci siamo impegnati a provare a fare una mappa della partecipazione straniera internazionale alla resistenza nella penisola italiana e dopo un lavoro certosino di ricerca, di raccolta, di compulsazione, di contabilità, abbiamo visto che nella resistenza italiana combatterono partigiani di oltre 50 nazionalità, compresi tedeschi, disertori della Wehrmacht, arrivati da ogni continente. Qui ho scritto con l'ovvia eccezione dell'Antartide, anche se cercando magari verrà fuori anche qualcuno venuto dall'Antartide, magari reduce di una spedizione scientifica, chi lo sa. Fatto sta che questa partecipazione internazionale alla resistenza italiana è conosciuta nelle tradizioni locali, è nota ad esempio nelle storiografie locali fatte dagli istituti per la storia della resistenza, riaffiora nelle memorie locali. In ogni luogo d'Italia c'è qualcuno che ricorda, sì, e poi assieme a mio nonno in brigata c'era un indiano, c'era un etiope, c'era un sudafricano, c'era un polacco, c'era un ungherese, ma non esiste una panoramica complessiva a livello accademico di tutte queste partecipazioni. Quindi i dati, per forza di cose, sono ancora parziali. Fatto sta che solo dalle repubbliche che allora formavano l'URSS, provenienti da lì, troviamo in Italia 5.000 partigiani, russi, bielorussi, ucraini, insomma le varie repubbliche che formavano l'Unione Sovietica. E di questi ne caddero in battaglia o torturati 425, di cui 4 sono insigniti di medaglia d'oro al valor militare, e questo è un francobollo in onore di Fyodor Poletaev, che è appunto un partigiano russo che ha combattuto sull'Appennino tra Liguria e Piemonte, è morto nella battaglia di Cantalupo Ligure in provincia di Alessandria il 2 febbraio 1945. Numerosissimi anche i partigiani provenienti dalla Jugoslavia, e quindi nel conteggio delle nazioni oggi sarebbero sloveni, serbi, croati, montenegrini, macedoni e quant'altro. Si stima che di questi qui in battaglia ne siano morti almeno 175 in Italia. Stiamo parlando di numeri consistenti, quindi stiamo parlando di migliaia di partigiani che hanno fatto la resistenza in Italia e non erano italiani, che per varie vicissitudini si trovavano
entro i nostri confini, vuoi perché prigionieri di guerra, vuoi perché disertori della Wehrmacht, vuoi per tanti motivi, ad un certo punto si sono aggregati alle divisioni partigiane e hanno combattuto la resistenza da noi. Ci sono anche provenienze, usiamo molte virgolette, esotiche, molto esotiche, perché c'erano partigiani dalle colonie dei grandi imperi, dell'impero francese, dell'impero britannico. Sopra Bologna, sull'Appennino bolognese, la Brigata Stella Rossa, comandata dal famoso lupo Mario Musolesi, in quella brigata combattevano partigiani di varie nazioni, tra cui il più curioso era un Sikh. Saad è ricordato solo con il nome Saad, il cognome non lo sappiamo, era un Sikh di Nuova Delhi che appunto ha combattuto in tutte le battaglie della Brigata Stella Rossa, poi a un certo punto ha passato la linea del fronte e non l'hanno più visto, si è riaggregato insomma a una formazione britannica della quale combatteva. Ma noi troviamo anche appunto partigiani dell'Africa subsahariana, del Corno d'Africa, dei Caraibi, un portoricano, abbiamo trovato nordafricani, abbiamo trovato un partigiano peruviano, uno messicano. Sono delle presenze, no, che appunto riaffiorano nelle memorie locali, ma che nella nostra immagine complessiva della resistenza non ci sono, non riescono a entrare, non sono ancora entrate nel nostro immaginario. Partigiani provenienti dalle colonie italiane, quindi somali, eritrei, etiopi, libici, questi continuiamo a chiamarne. Il battaglione Mario, quello che si vede nello sfondo di questo frame, di questo riquadro, comprendeva somali ed etiopi, ok? E qua sono in bella evidenza, oltre a slavi, russi, rom e di varie altre estrazioni. Un eritreo, un certo Brahame Segai, combatté nel genovese nella 175esima brigata Garibaldi. Quello che si vede nella foto lì è Italo Karakul, un bambino libico, aveva solo 11 anni e si è aggregato ai partigiani nel Bergamasco. C'è questo Carlo Abamagal, che è un caduto appunto del battaglione Mario, attivo sul Monte San Vicino nel Maceratese, quindi nato ad Addis Abeba, anno ignoto, morto sul Monte San Vicino. E poi, questo è Karakul, e poi c'è la storia di Giorgio Marincola, che è un partigiano italo-somalo, di cui ci siamo occupati a lungo, di cui abbiamo scritto e ne parleremo in un riquadro a parte. Una cosa importante, non solo c'erano partigiani in Italia provenienti dalle nostre colonie, ma in realtà la resistenza al fascismo italiano comincia nelle colonie. La resistenza inizia come resistenza al colonialismo italiano, all'invasione della Libia, poi diventa resistenza al fascismo, perché nel frattempo è andato al potere il fascismo in Italia, e noi abbiamo un'epopea in Libia e in Etiopia soprattutto di resistenza di massa, con vittorie militari che misero in scacco il regio esercito e le camicie nere. In Libia la resistenza comincia appunto prima del fascismo nel 1911 e poi la Libia diventa praticamente impenetrabile. Nel 1930 sono già passati quasi 20 anni dall'invasione, ma l'Italia non è riuscita a spingersi oltre la costa, Tripoli, Bengasi, perché nell'etroterra i tripolitani in Fezzan, ma soprattutto in Cirenaica, cioè la regione più orientale, il territorio era sotto il controllo della resistenza. In particolare della resistenza selussita, il più importante comandante partigiano della resistenza libica si chiamava Omar al-Mukhtar ed era un insegnante e aveva già 70 anni quando il fascismo ha cominciato la cosiddetta riconquista della Libia, che in realtà era una conquista. Quel ri serviva così a dire noi in realtà qui c'eravamo già, ma non avevano messo piede in quei territori. Per sconfiggere la resistenza in Cirenaica, il governatore della Libia, Pietro Badoglio, ordinò la deportazione di tutta la popolazione civile del Jebel el-Akhdar, che è appunto un altopiano in Cirenaica. Circa 100.000 persone, donne, vecchi, bambini, furono deportate in 16 campi di concentramento
nel deserto della Sirtica, per raggiungere i quali dovettero fare marce anche di migliaia di chilometri, morendo come mosche e poi morendo anche di stenti e di botte in quei campi di concentramento. Poiché questo non bastò a isolare la guerriglia, fu anche eretto un muro lungo centinaia e centinaia di chilometri nel confine tra Libia ed Egitto per bloccare vettovagliamenti diretti alla guerriglia dall'Egitto e anche per evitare sconfinamenti della guerriglia stessa. Con appunto questa sigillatura del territorio, Omar al-Mukhtar poté essere catturato nel 1931 e dopo un processo farsa fu impiccato nel campo di concentramento di Soluk davanti a 20.000 internati per dare l'esempio. Questo è ricordato in tutto il Nord Africa come appunto un grande guerrigliero anticoloniale, e a lui è stato dedicato un film nel 1981 che si chiama The Lion of the Desert, il leone del deserto, dove è interpretato da Anthony Quinn, che in Italia non è stato mai distribuito perché mostra gli alpini che fanno delle stragi di civili, quindi questa cosa non era mostrabile all'italiano medio. In Etiopia la resistenza è ancora più forte che in Libia, perché dopo lo sbandamento dell'esercito etiope, sconfitto appunto dal regio esercito capitanato da Badoglio e Graziani, l'esercito si sbanda e diventa una vera e propria armata delle ombre, un grande esercito nascosto guerrigliero che si chiamano Arbeniak, che vuol dire patrioti, che in realtà controllano buona parte del territorio, perché quella che viene cabellata agli italiani come conquista della Libia si limita in realtà alla conquista di Addis Abeba e qualche altro centro importante, con enormi difficoltà di collegamento tra l'uno e l'altro, perché buona parte dell'Etiopia per tutto il tempo fino alla liberazione del 1941 rimarrà sotto il controllo della resistenza. Questo è Abebe Aregai, un importante comandante partigiano, però per far vedere come andavano le operazioni di controguerriglia, i fascisti decapitarono Haidu Kebede, che era il più importante capo della resistenza del Tigray, e poi la sua testa fu messa in una scatola di biscotti che i soldati italiani si passavano mentre andava in putrefazione, ridacchiando: guarda cosa c'è qua dentro, guarda cosa c'è qua dentro. Quando smisero di ridacchiare, fu appesa nella piazza del mercato di Sokotà e lasciata marcire al sole, per dare l'esempio alla popolazione civile. Queste efferatezze, questi crimini che ha fatto l'Italia fascista in Etiopia comprendono delle stragi gigantesche, e come quella di Debra Libanos, dove pare che siano stati uccisi 2.000 civili, che erano poi diaconi, erano monaci e diaconi della Chiesa Copta, per ordine del generale Pietro Maletti. Ci fu questa strage che a quanto pare è la più grande strage di cristiani nella storia del continente africano, e però non servì a niente, perché la resistenza mantenne il controllo del territorio, e quando arrivarono anche i britannici nel 41 si unì ai britannici e praticamente fecero crollare l'impero di cartone di Mussolini. Ok, in queste resistenze africane c'erano anche dei partigiani italiani, che il fascismo chiamava traditori della patria, in realtà erano dei partigiani a tutti gli effetti, che hanno semplicemente preceduto la guerriglia che poi si sarebbe fatta in Italia contro il nazifascismo. Il primo, qualcuno magari ricorderà un libro di Gian Antonio Stella che si chiamava Carmine Pascià. Quel libro raccontava, romanzando, la storia di Carmine Iorio, che in Libia poi si chiamava Yusuf El Muslim. Lui è un disertore dell'esercito italiano, nel 1916 disertò e si unì alla resistenza, si unì proprio alla guerriglia senussita di Omar al-Mukhtar e ne divenne un comandante. Cioè la guerriglia senussita aveva un comandante italiano, fu catturato dai fascisti e fucilato nel dicembre del 28, chiaramente in quanto traditore della patria, disertore e assassino di italiani e quant'altro. Nel 38, questa è la vicenda più famosa di questo tipo, tre comunisti italiani, il livornese Livio Barontini, che era già stato comandante del battaglione Garibaldi nella guerra civile spagnola, lo spezzino Domenico Rolla e uno sloveno di Trieste, un'importantissima figura dell'antifascismo triestino, Ando Lukman, furono inviati dall'internazionale comunista nel Gojam, che è appunto una regione dell'Etiopia, per aiutare la resistenza etiope contro l'Italia fascista e soprattutto per stampare un foglio di propaganda antifascista in italiano, che poi finiva anche in mano ai soldati, infatti, che si chiamava La voce degli abissini.
Poi l'epopea di Barontini proseguirà e dopo lo rincontreremo, Barontini. Un'altra cosa che è importante dire è che mentre la resistenza armata cominciava nelle nostre colonie d'Africa, in realtà cominciava anche nelle nostre colonie d'Europa, se vogliamo considerare tali i territori annessi dopo la Prima Guerra Mondiale, quindi parti di Slovenia e parti di Croazia, l'Istria, e anche zone dove non c'era un solo parlante italiano furono conquistate dall'Italia, no? Alla faccia della motivazione irredentista, no? Queste terre sono italiane, anche le pietre parlano italiano. Fatto sta che la resistenza è nella cosiddetta Venezia Giulia, come la chiamiamo noi e come loro invece chiamano litorale, sia ai tempi dell'Austria sia adesso quella zona si chiama litorale. La resistenza nel litorale adriatico fu, quando si sviluppò, fu transfrontaliera. E in Italia si cominciò a combattere sull'esempio di quello che si stava facendo in Jugoslavia dopo l'invasione italo-tedesca del 41, ma in realtà la lotta armata era cominciata prima, era cominciata addirittura nel 1927 quando si formò il TIGR, che in realtà il nome completo è Organizzazione Rivoluzionaria della Craina Giulia, come la chiamano loro, no? TIGR, Trieste, Istria, Gorizia, Fiume, Trst, Istra, Gorica, Lecca. E collegato a questo gruppo c'era un altro gruppo che si chiamava Borba, che vuol dire lotta. Loro partirono subito a fare la lotta armata contro l'occupazione fascista, fecero scoppiare una bomba nella sede del giornale di Trieste, Il Popolo di Trieste, uccisero diversi ufficiali della milizia e addirittura anche stavano organizzando un attentato al Duce durante una sua visita a Caporetto, che purtroppo fallì. Ebbero molti fucilati, molti catturati e fucilati, ma fatto sta che sono considerati i precursori della resistenza jugoslava, a modo loro lo sono anche precursori della resistenza italiana, e loro hanno cominciato nel 27, quindi molto prima che cominciasse quella che noi siamo abituati a chiamare la resistenza dopo l'8 settembre del 43. Ma anche questa data dell'8 settembre del 43 è ingannevole, perché riguarda il resto d'Italia, il resto della penisola. Noi siamo abituati a questo cliché, a dire che la resistenza italiana è cominciata dopo l'armistizio. In realtà no, perché in Venezia Giulia la resistenza comincia prima ancora che cada Mussolini, e cioè nel marzo del 43, 6 mesi prima che in qualunque altra parte d'Italia. Il primo gruppo partigiano italiano si chiama Distaccamento Garibaldi, nei dintorni di Trieste, e si forma in sostegno alla resistenza jugoslava, e appartengono a questo gruppo i primissimi morti della guerra partigiana italiana. Questa è la prima donna uccisa nella storia della resistenza partigiana italiana. Alma Vivoda è stata uccisa il 28 giugno del 43, quindi ben prima dell'8 settembre. Lei e suo marito sono i primi caduti, in realtà. Che la resistenza jugoslava sia stata l'esempio, sia stata il modello della nostra, oggi si tende a dimenticarlo, anche perché tutta la narrazione sulle foibe ci ha insegnato a demonizzare, a criminalizzare la resistenza jugoslava. In realtà una volta era un dato assolutamente assodato, troviamo tantissime testimonianze di partigiani che avevano fatto parte del Regio Esercito, avevano occupato la Jugoslavia, in Jugoslavia si erano trovati contro la resistenza e avevano visto quali erano le tattiche, quali erano le strategie militari della resistenza jugoslava, e dopo l'8 settembre, sbandati e tornati in Italia, quando si vistono i partigiani dicono dobbiamo fare come in Jugoslavia. È pieno di testimonianze così. Una delle testimonianze più interessanti è quella di Ada Gobetti, appunto moglie di Piero, madre del partigiano Paolo, partigiana lei stessa. Il suo diario partigiano è un classico della narrazione resistenziale. Ecco, in quel diario partigiano, che lei scrisse in un inglese di sua invenzione e tradusse in italiano solo molti anni dopo, perché così anche se veniva scoperto, era un inglese cifrato, anche se veniva scoperto nessuno poteva leggerlo, ecco, nell'appunto del 4 ottobre del 43 lei è in un ospedale militare in Val di Susa, incontra un prigioniero jugoslavo, non dice esattamente dove provenga, ma questa è la frase che c'è scritta: gli ho detto quanto ammiriamo la loro resistenza, i suoi occhi bruni si sono illuminati, imparerete anche voi, ha detto in ottimo italiano, frase preconizzante. In Jugoslavia, non solo in Jugoslavia ma in molti altri paesi, troviamo partigiani italiani.
sono quelli che si trovano nei paesi invasi dal fascismo, in Grecia, in Albania appunto, nei Balcani, anche in altri paesi, e in quel momento lì, dopo lo sbandamento, dopo l'8 settembre, scelgono di unirsi ai partigiani. Questa è la brigata Antonio Gramsci, fatta da italiani in Albania, che hanno partecipato alla liberazione di Tirana. La cosa interessante è che la famiglia Gramsci era di origine albanese, veniva da una città che si chiama Gramsci, scritto con SH, e loro combatterono esattamente in quella zona. Quindi è un cerchio che si chiude, no? Con una brigata intitolata Gramsci che combatte esattamente nel territorio da dove venivano i suoi antenati. Poi questo invece che vediamo è esattamente quel monumento che prima abbiamo visto scoperto da Pertini e Spigliak, che ricorda la divisione partigiana Garibaldi in Serbia e Montenegro. Però non ci sono solo i Balcani, perché adesso abbiamo visto una tipologia: i nostri militari che si trovavano all'estero e si sono uniti alla resistenza, no? Ma ci sono anche un sacco di italiani che erano emigrati per lavorare e che in quei paesi dove erano emigrati si uniscono alla resistenza locale. Questo accade soprattutto in Francia, la resistenza francese pullula di partigiani italiani, di maquisard italiani. Questo è un manifesto infame affisso in Francia durante l'occupazione tedesca, commissionato da, appunto, dall'occupante tedesco e fatto dalle autorità collaborazioniste, la liberazione da parte dell'esercito del crimine. Questi sono partigiani del cosiddetto Groupe Manouchian, che erano appunto dei franchi tiratori, erano dei partigiani capitanati da un immigrato armeno. Erano quasi tutti immigrati, appunto Manouchian era un poeta, tra l'altro, un poeta armeno immigrato in Francia, che era a capo di questo gruppo. La Fiche Rouge mostra 10 di loro e sottolinea che sono tutti stranieri. Francesi diffidati di questi che vengono da fuori a sovvertire, in alcuni sotto c'è scritto Juif, ebreo, ma la cosa interessante è che 5 di questi sono italiani, tra cui uno, Spartaco Fontanot. La famiglia Fontanot è forse la più famosa famiglia dell'antifascismo in Friuli e Venezia Giulia, e uno di loro è stato fucilato dalle SS in Francia. Nel gruppo erano i 5: Spartaco Fontanot, Rino della Negra, Amedeo Busseglio, Cesare Lucarini e Antoine Salvadori. Quindi anche nella resistenza francese italiani. Allora, cosa ci ha impedito finora di vedere la resistenza complessivamente come questo fenomeno qui, completamente transfrontaliero, internazionale, con 50 nazionalità diverse che combattono in Italia e italiani che combattono in tanti paesi diversi, con una continuità tra le lotte anticoloniali in Africa e la lotta contro il nazifascismo in Europa. Questa resistenza meticcia, questa grande sequenza che comincia con l'invasione della Libia e finisce con la liberazione in Europa. Come mai non abbiamo mai vista così la resistenza finora? Eppure sono tutti dati di fatto e tutte cose che si trovano nelle fonti, ma non è mai stata aggregata tutta insieme e non ha mai composto appunto una carrellata panoramica, un'immagine complessiva della resistenza. Noi abbiamo avuto un'immagine della resistenza italocentrica, fondamentalmente monoetnica, bianca. Perché? A cosa è dovuto questo? Appunto, il secondo risorgimento è una espressione che rende la resistenza un affare tutto italiano, e invece no, abbiamo visto che è qualcosa di molto più grande, è molto più ricco, è molto più complesso. Ma come mai non abbiamo visto questa realtà finora? Ci sono vari motivi, adesso qualche spunto lo buttiamo lì. Secondo Claudio Pavone, nel suo famosissimo libro Una guerra civile 1943-1945, sottotitolo Saggio sulla moralità nella resistenza, che in realtà il sottotitolo doveva essere il titolo e poi invece il titolo è diventato Una guerra civile, dice che la guerra partigiana in Italia è stata tre cose. È stata tre cose al tempo stesso: è stata guerra di liberazione nazionale, guerra civile e guerra di classe. E poi li esplora tutti e tre singolarmente e nella loro compresenza, nel loro intrecciarsi, con volta per volta, a seconda della zona e del momento, uno dei tre aspetti che prevarica gli altri, che emerge di più sugli altri. Nel dopoguerra,
si è affermato sugli altri due quello di guerra di liberazione nazionale. La tradizione nostra resistenziale, appunto, l'ha posta come guerra di liberazione nazionale. Questo frame della liberazione nazionale chiaramente ti racconta cosa dice un frame così, che c'è una nazione oppressa e ci sono gli oppressori di questa nazione e questa nazione si libera. Quindi una cosa tutta italiana. La dimensione europea e addirittura intercontinentale della resistenza in Italia scompare, ok? A detrimento degli altri due, ma non solo a detrimento degli altri due, ma a invisibilizzazione totale del quarto aspetto che ho aggiunto io, che non è di Pavone: la resistenza italiana come guerra internazionalista e anticoloniale. Questa è la dimensione che è stata completamente rimossa della nostra guerra partigiana, e ci sono dei motivi. Ci sono dei motivi. Questo è Casablanca. Nell'originale del 42, l'inglese Victor Laszlo, capo della resistenza, dice a Rick Blaine, interpretato da Humphrey Bogart, gli dice: io so che tu hai dato armi agli etiopi, io so che tu hai combattuto contro i fascisti in Spagna. Nel doppiaggio italiano diventa: io so che tu hai dato armi ai cinesi, io so che hai combattuto per la democrazia in Spagna, quindi i fascisti non ci sono più, no? Ai cinesi, presumibilmente contro l'occupazione giapponese, cosa scompare? Scompare che in Etiopia c'è stata una resistenza anti-italiana, cioè antifascista e contro l'occupazione italiana. Nel 1946 questa cosa è stata, quando è arrivato in Italia dopo 4 anni il film, è stata completamente cancellata nel doppiaggio. Non si poteva dire che l'Italia era un paese aggressore, non si poteva dire che in Spagna degli italiani avevano combattuto contro i fascisti e i fascisti anche gli italiani, non si poteva dire che noi eravamo un paese non vittima. Il paese si stava cominciando a raccontare come vittima, perché all'ultimo momento l'Italia era diventata neanche alleata, come vigilante dopo l'8 settembre, e tutti tendevano a rimuovere che quella guerra l'avevamo cominciata accanto a Hitler, no? Tutti si stavano facendo un lavaggio di coscienza usando anche strumentalmente la resistenza stessa, e quindi questa cosa qui era troppo urticante ed è stata tolta. Ecco, allora il frame della liberazione nazionale si è imposto per precise scelte politiche, ok, fatte dopo la guerra. Ognuno ha avuto il suo tornaconto per farla. Il PC di Togliatti, del Partito Nuovo, della Democrazia Progressiva, doveva per forza rappresentarsi come patriottico e nazionale, anche per allontanare, no, le proprie origini più anti-italiane, perché ricordiamo che all'inizio non si chiamava neanche Partito Comunista Italiano, in ossequio alle direttive del Covid era Partito Comunista d'Italia, cioè che agiva in Italia ma non italiano, no? Lo diventa dopo. Questa nazionalizzazione del Partito Comunista ha bisogno di raccontare la guerra partigiana prevalentemente come liberazione nazionale, ma tutti gli altri hanno il loro tornaconto, la Democrazia Cristiana, tutti, ok? Però questo spiega come mai la guerra partigiana è stata raccontata molto meno come guerra civile e figurarsi come guerra di classe, no? Però non ci spiega perché è diventata completamente invisibile la quarta dimensione della resistenza, no? Perché a un certo punto è stata dimenticata questa dimensione internazionale, internazionalista, meticcia, multietnica, transconfinaria, intercontinentale, anticoloniale. Come mai questi aspetti della resistenza sono stati completamente rimossi dal quadro? Qui ci sono delle motivazioni culturali più profonde di qualunque scelta di linea politica, perché questa dimensione è invisibile in quanto sono visibili il nostro passato coloniale, il presente postcoloniale e soprattutto la realtà dell'Italia come paese imperialista, come paese aggressore, invasore, imperialista. Questa cosa nella nostra autorappresentazione nazionale, in cui siamo sempre vittime degli altri, delle circostanze, degli oscuri complotti, della sfiga, l'italiano è sempre vittima, non si può rappresentare l'Italia come paese di carnefici, ok? Come paese invasore, come paese imperialista, e quindi diventa irraccontabile anche quella dimensione della resistenza là, perché dovresti includere le resistenze anticoloniali contro il colonialismo italiano, dovresti includere il fatto che l'Italia
nel 43 aveva un sacco di prigionieri di guerra, da dove sbucano quelli lì? Perché l'Italia aveva invaso un sacco di paesi, cioè il Duce aveva dichiarato guerra a mezzo mondo, aveva invaso un sacco di paesi da solo, come in Grecia, oppure sulla scorta di Hitler, come in Russia e in altri paesi. Quindi quell'aspetto della resistenza scompare se scompaiono le sue premesse, no? Ignorare il nostro passato coloniale, i crimini di guerra italiani, nessun criminale di guerra italiano è mai stato consegnato ai paesi che ne aveva chiesto l'estradizione, che è appunto la Jugoslavia, l'Etiopia, nessuno di questi paesi ha mai avuto un'estradizione. Nella lista ONU dei criminali di guerra, il numero italiano, il numero uno era Badoglio, il numero due era Graziani, mai Badoglio nel frattempo appunto era l'uomo dell'armistizio e tutto quanto. Questa rimozione del nostro passato coloniale e invasore, di cui la maggior parte degli italiani non sa assolutamente nulla, ci ha disarmati di fronte a un sacco di cose. Ci ha disarmati di fronte al razzismo, non ne comprendiamo la natura, il filum, proprio la genealogia culturale del razzismo italiano, ci sfugge, appunto non capiamo il ruolo dell'Italia, e questa cosa ha anche portato una narrazione della resistenza tutta ombelicale, tutta bianca, tutta italocentrica, e parlare del fatto che la resistenza contro il fascismo italiano è cominciata in Africa, in realtà quella armata, quella guerrigliera, è ancora scomodissimo, perché quel doppiaggio di Casablanca è del 46, uno può pensare, vabbè, ma nel frattempo sono passati tanti anni, ma il blocco distributivo del film Il leone del deserto sulla guerriglia libica è degli anni 80, la censura fatta dalla RAI al documentario della BBC Fascist Legacy, che la RAI ha comprato per nasconderlo praticamente, è di inizio anni 90, e poi si è continuata così, perché dov'è il dibattito nazionale sui nostri crimini coloniali? Semplicemente non esiste, ha conquistato terreno nella storiografia dopo i lavori pionieristici di Angelo Del Boca degli anni 70 e 80, sono usciti un sacco di libri, ci sono molti storici e storiche che si occupano del nostro colonialismo, ma non è diventato un discorso comune, perché c'è un blocco ideologico e culturale, e questo ha fatto sì che anche la visione nostra della resistenza abbia scontato questo problema, questo blocco culturale. Allora, come li evochiamo noi questi fantasmi, noi come UMIM? Perché sono anni che ci lavoriamo sopra, lo facciamo con i libri, con le performance, con le installazioni, con conferenze come queste, con lavoro di quartiere, in un quartiere di cui parlerò dopo, di Bologna, che si chiama Cirenaica, la Cirenaica. Noi negli anni 10, cioè chiaramente noi siamo più conosciuti per i nostri romanzi storici, però abbiamo tutta un'altra linea della nostra produzione che noi chiamiamo oggetti narrativi non identificati. Sono dei libri appunto ibridi che cercano di raccontare storie vere con tecniche letterarie e non solo, con una grande varietà di strumenti. Si potrebbe usare la definizione che usano in ambito anglosassone, creative non-fiction, cioè non-fiction creativa, ma è qualcosa di più imprevedibile nel suo esito, quello che stiamo cercando di sperimentare. Abbiamo scritto libri che nel tempo stesso, diario di viaggio, giornalismo investigativo, biografia narrativa, esplorazione del territorio, inchiesta ambientale, appunto evocazione dei fantasmi postcoloniali, tutto questo contemporaneamente. Si può dire che l'antesignano di questo tipo di libri fu Asce di guerra nel 2000, un esperimento che noi giudichiamo, insomma, chiaroscurato, in parte fallito, in parte riuscito. Da quel parziale fallimento appunto siamo partiti per altre sperimentazioni, e negli anni 10, soprattutto dal 2010 in poi, abbiamo pubblicato svariati titoli di questo tipo. L'ultimo, in ordine di tempo, è uscito a fine 2016 del mio libro Un viaggio che non promettiamo breve, 25 anni di lotta Notav, dove racconto l'epopea valsusina, ecco. Ma in realtà molte nostre produzioni di questo tipo hanno avuto a che fare col passato coloniale. C'è un concetto che noi usiamo, il fantasma. Il fantasma è presente in tutti i nostri libri di questo tipo. Ma cosa intendiamo noi per fantasma? È un concetto abbastanza complesso. Intanto il fantasma ha sempre a che fare col conflitto.
Non a caso qui metto la prima scena dell'atto primo dell'Amleto, ho usato la traduzione di Garboli, insomma più o meno in decasillabi, no? E ci sono le due guardie sulla torre che si stanno dicendo che ogni notte da un po' di tempo compare lo spettro del padre di Amleto, il re morto, che si chiama Amleto anche lui, tra l'altro pochi lo ricordano, no? Ecco, Amleto Senior compare diverse volte sulle torri di guardia e loro si chiedono: ma perché? E allora Marcello dice: così si è presentato a noi di guardia le altre due volte identico, la stessa voglia di guerra ed in quest'ora morta. E Orazio dice: veramente non so cosa pensare, forse il presagio di un rivolgimento, di un violento disordine nel regno. È un'apparizione politica, quella dello spettro di Amleto, viene a fare politica, viene ad annunciare l'inizio di un conflitto, ok, politico in questo caso qua, no? Quindi viene a dividere, un fantasma viene a dividere, un fantasma è una storia irrisolta, è una storia irrisolta che ritorna, perché appunto è quel nodo che non va nessuno giù, quello è il fantasma, è la memoria nascosta di un conflitto, il ricordo occluso di una contraddizione stridente che però è stata occultata anziché essere sviluppata e risolta, no? I fantasmi stanno nel paesaggio, il paesaggio è pieno di fantasmi, appunto, è questo rapporto tra il presente e le possibilità irrealizzate del passato, perché se quella contraddizione fosse stata lasciata sviluppare probabilmente avrebbe dato al territorio intorno a noi una forma parzialmente diversa, ma rimane come potenzialità da recuperare tramite l'evocazione di storie. Qui c'è una definizione presa da una recente intervista di Lumin 2 del fantasma, non la leggo tutta ma proprio la intende in questo modo qui, e si conclude dicendo: quando cammino in un paesaggio mi sento posseduto, e questo è il nostro metodo, andare in loco e cercare quei fantasmi, perché il modo in cui questi fantasmi si manifestano può aiutarci a vedere il conflitto a venire e quindi anche a lottare meglio per dare una nuova forma al mondo intorno a noi. Ultimamente c'è stato un boom di serie sui fantasmi, ma un boom proprio. Questo è uno screenshot da Netflix, l'ho fatto poche settimane fa. Se uno cerca le serie sui fantasmi su Netflix, ne vengono fuori tantissime. Sono quasi tutte serie di docufiction su case infestate. C'è stato un boom dopo il 2008. Se ne sono occupati un po' di studiosi, di critici televisivi, di cultori di media studies e anche di teorici marxisti. Hanno detto: ma perché dopo il 2008 viene fuori con prepotenza questa cosa della casa infestata? Veramente sono decine di serie che sono andate in onda dal 2008 a oggi negli Stati Uniti. Perché? Perché dopo la crisi del 2008 un sacco di gente non ha più potuto pagare il mutuo e viveva nell'incubo dell'arrivo dell'ufficiale giudiziario che gli toglieva la casa. Ok, c'erano stati un sacco di pignoramenti, di requisizioni di case, un sacco di gente ha perso la casa. E tutte queste case infestate non sono i vecchi manieri scozzesi, i castelli avvolti dalle brume, sono case di working class e ceto medio impoverito la maggior parte delle volte, proprio la casa che rischia di essere pignorata, la casa che ti sei fatto con tanti sacrifici e che vogliono toglierti da sotto le chiappe perché una banca appunto ti aveva dato un mutuo a delle condizioni che in realtà tu non ti saresti potuto permettere, i famosi subprime, mutui di spazzatura, queste cose qui. E quindi sono quelli i fantasmi, quelli che vogliono cacciarci di casa. Di solito il fantasma vuole cacciarti di casa, e questa ossessione per la casa infestata ci parla dell'oggi, ci parla di questi 11 anni di crisi. Il fantasma è il debito, il fantasma è il debito. E il debito che cos'è se non il passato che torna? Tu hai fatto il debito e il tuo passato è una scelta che hai fatto in passato che torna a tormentarti. Quindi è quello, la spettralità rivela un conflitto generato da un rapporto irrisolto col passato, in questo caso è il debito. Ora, l'intero paese nostro è una casa infestata. Questa è l'allegoria che io propongo. E i nostri fantasmi sono debiti non pagati, e sono debiti storici, sono la mancata reale elaborazione del fascismo come espressione dell'imperialismo italiano,
la completamente assente elaborazione del nostro passato coloniale, del razzismo italiano. Ok, il razzismo che c'è in Italia non è una novità, anche se è stata descritta come tale, non è semplicemente un set di idee cattive, fa parte dell'ideologia nazionale, come ha dimostrato Banti, grande storico, fin dal Risorgimento, ok? Perché anche nell'ideologia risorgimentale c'è un sacco di razzismo. Allora, qual è il nostro fantasma, quello che sta sotto la nostra casa infestata? È una donna etiope. Questo è il nostro fantasma. E la faccetta nera. Questo è il nostro fantasma. Ok? E noi ci siamo impegnati a interrogarlo. E nel corso degli anni abbiamo dedicato diverse narrazioni a questa dimensione. Abbiamo cominciato con la storia di Giorgio Marincola, partigiano italo-somalo, figlio del ratto coloniale, del ratto sessuale coloniale, meticcio proprio nel senso di figlio dello stupro. Nello specifico sua madre non è stata proprio stuprata, ma in generale il rapporto predatorio sessuale stabilito dagli italiani nelle colonie è stato indagato. Consiglio soprattutto un libro che si chiama Colonia per maschi, di una storia che si chiama Giulietta Stefani. È molto fecondo questo intreccio di storia di genere e storia postcoloniale su un caso italiano. Giorgio Marincola cresce a Roma e poi diventa un partigiano del Partito d'Azione. Il suo, a renderlo antifascista è un suo professore del liceo che si chiamava Pilo Albertelli e che è caduto alle Fosse Ardeatine. E dopo lui diventa partigiano e viene ucciso nella strage di Stramentizzo in Trentino, in Val di Fiemme, che è l'ultima strage nazista in territorio italiano. Viene compiuta il 5 maggio del 45 e viene trovato questo morto nero, e all'inizio pensano che sia un afroamericano, solo più tardi scoprono che è un italiano, appunto. Razza partigiana è il titolo sia di un nostro reading fatto da Vumin 2, sia del saggio, della biografia di Giorgio Marincola fatta da Carlo Costa e Lorenzo Teodonio, che è uscita con allegato il CD del nostro reading musicale, appunto con la voce di Vumin 2, la musica di vari musicisti. Ci interessava come primo caso da esplorare questo di un partigiano nero, perché proprio arricchiva, cominciava ad arricchire la nostra percezione di quella che era stata la guerra partigiana. Subito dopo, questa è la sequenza iniziale di Riso Amaro di De Santis, guardiamolo un momento. Perché De Santis mette una mondina di colore? Non l'ha mai spiegato, forse per dare il senso dell'internazionalismo proletario, non si sa. Fatto sta che questa mondina di colore, questa attrice, è Isabella Marincola, la sorella di Giorgio, di cui Vumin 2 e Antar Mohamed Marincola, il figlio di Isabella, hanno scritto la biografia romanzo, oggetto narrativo non identificato, che è uscito nel 2012. Isabella ha combattuto tutta la vita per la memoria di suo fratello Giorgio, caduto appunto in una strage nazista, partigiano, ha lottato per il suo riconoscimento appunto come partigiano, eccetera. Lei ha passato la vita tra Italia e Somalia, e ha fatto l'attrice, ha fatto la modella per pittori, ha vissuto a Mogadiscio fino alla caduta di Siad Barre, quando appunto la città è stata conquistata da gang rivali e gli italiani che stavano a Mogadiscio, lei compresa perché era di cittadinanza italiana, chiaramente sono stati rimpatriati. E Timire racconta anche quello che le è successo dopo il rimpatrio a Bologna, dove appunto le sue peregrinazioni per cercare casa, per trovare casa, e con le sue riflessioni sul fatto che si ritrova ad essere una profuga.
particolare questa sua condizione, mezza italiana, mezza somala, che ha vissuto per decenni a Mogadiscio senza parlare somalo, perché lei parlava solo italiano, quindi l'Italia era considerata somala, là era considerata italiana, e poi si ritrova profuga nel proprio paese. E quindi ci sono tutta una serie di riflessioni anche sull'essere profughi. Questo libro ha concluso il nostro trittico sulla famiglia Marincola, composto da Reading, dalla collaborazione con i due storici Costa e Teodonio, e dal libro Timira. Dopodiché è uscito Point Lenana, scritto da me assieme a Roberto Santachiara. Point Lenana racconta un'altra vita a cavallo tra l'Italia e l'Africa, quella di Felice Benuzzi, scrittore, alpinista, poi console, poi ambasciatore d'Italia in Uruguay, ma soprattutto funzionario coloniale ad Addis Abeba e poi prigioniero di guerra degli inglesi in Kenya. Autore di un libro che si chiama Fuga sul Kenya, dove racconta la sua evasione dal campo di prigionia, non allo scopo di scappare, perché scappare era impossibile, il paese neutrale più vicino era il Mozambico ed era a 1000 miglia di distanza. No, per scalare il Monte Kenya. Scalare il Monte Kenya, lui era un alpinista in Italia, era triestino, aveva scalato con alcuni dei nomi più importanti dell'alpinismo tra le due guerre, Emilio Comici, Celso Gilberti, e vedeva tutti i giorni questo 5000 metri di origine vulcanica, bellissimo, e un supplizio di tantalo. Una notte evade assieme ad altri due per andare a scalare la montagna, la scalano, poi tornano indietro, si riconsegnano alle autorità britanniche, una sorta di beffa che ha fatto e l'ha raccontata in un libro. Ma chi era lui prima e dopo? Noi ci siamo impegnati a ricostruire la sua vita, e questa sua vita è come un prisma attraverso cui noi facciamo brillare vari aspetti controversi della storia italiana, tra cui l'amnesia postcoloniale, lui appunto funzionario in Etiopia, la questione del confine orientale, lui era triestino, il ruolo delle montagne nella storia di questo paese, nella formazione dell'ideologia italiana, i crimini di guerra in Etiopia e nei Balcani e molte altre cose. Anche questo è un oggetto narrativo non identificato, perché al suo nocciolo è una biografia narrativa di Benuzzi, ma poi diventa tantissime altre cose andando avanti, è una narrazione centrifuga. Ora, dai nostri oggetti narrativi non identificati sono spesso partiti progetti transmediali, sono nati collettivi, progetti culturali, partendo proprio dalla discussione sull'ambiguo, ambivalente statuto di questi libri, no? Che sono dei libri che ti interrogano quando li leggi, ti chiedi tutto il tempo cosa sono e quindi stimolano una risposta attiva. Subito dopo Point Lenana io ho scritto un reportage narrativo che si chiama Cent'anni a Nord-Est, uscito nel 2015, dove io esploravo la memoria anche concretizzata nel territorio della Grande Guerra, nei territori annessi e in quelli dove la Grande Guerra si è combattuta, in buona sostanza sono più o meno gli stessi. Che cos'è il Nord-Est? Parliamo tanto di Nord-Est, ma cos'è il Nord-Est? Il Nord-Est è composto da Veneto, ovviamente, ma Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. E però noi non parleremmo di quel Nord-Est se l'Italia non avesse vinto la Prima Guerra Mondiale e avesse annesso quei territori, appunto, Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia, poi ne aveva annessi anche altri e non ce li abbiamo più. E quindi il Nord-Est è figlio della Prima Guerra Mondiale ed è percorso da fantasmi. E questi fantasmi sono in carne e ossa, sono gli sloveni, i sudtirolesi, i ladini che abbiamo incorporato quando abbiamo conquistato quei territori. Uso sempre questo noi in maniera molto distaccata, non siamo stati noi ad annettere quei territori. E quindi sono dei fantasmi del 1918 a cui moltissimi italiani non pensano mai. Magari vai sempre a fare vacanze in Val Gardena e non ti chiedi mai quegli strani personaggi che parlano un dialetto tedesco, che vivono lì, che storia hanno, no? E idem, non si parla quasi mai degli sloveni italiani, che sono decine e decine di migliaia, no? E sono appunto dei fantasmi viventi, in questo caso qua. Poi ho esplorato altri tipi di fantasmi, sono tutti legati alla nostra idea di identità nazionale. Noi abbiamo questa immagine di lingua, stato e nazione coincidenti, ma non è affatto vera. Non combaciano in un sacco di punti. Da Point Lenana, da Cent'anni a Nord-Est, sono nati diversi progetti, dalla discussione su questi due libri e su come apparivano le montagne in questi due libri, uno dei quali è il collettivo Alpinismo Molotov. Il collettivo Alpinismo Molotov è nato da discussioni sul nostro Borgiapa a proposito di Point Lenana e poi anche di Cent'anni a Nord-Est,
è un collettivo di alpinisti ed escursionisti sparsi in tutta Italia, che si coordinano con una mailing list, hanno un blog, che parlano di un modo conflittuale di andare in montagna. E questo qui è un'azione che hanno fatto il 29 aprile dell'ottobre del 17, una colonna di alpinismo moto è salita sul monte Matajur, che sta al confine tra Italia e Slovenia, nell'anniversario della disfatta di Caporetto, per celebrare chi? I disertori della Grande Guerra, che sono stati i grandi assenti dalle celebrazioni ovviamente del centenario. Giunti in cima hanno aperto uno striscione, metà italiano e metà sloveno, che diceva: bentornati fantasmi della diserzione. Non ve lo leggerò in sloveno perché scasserei ogni la pronuncia di ogni lingua, una lingua complicatissima. Questa è la frase di chiusura e l'excipit proprio del mio reportage, 100 anni a nord-est. Quindi anche questa è una forma di andare a interrogare il territorio, in questo caso di alta montagna, in cerca di fantasmi che raccontano storie non pacificate. Ora ci spostiamo dalla montagna alla città, perché racconto cosa stiamo facendo a Bologna dal 2014-15 a oggi. Un lavoro di strada, di quartiere. Intanto quello che vedete là dietro, vedete, è Omar al-Mukhtar, no? E questi davanti sono due attori del collettivo teatrale Compagnia Fantasma, con cui abbiamo collaborato tante volte. Loro stanno facendo un recital sulla cattura, il processo falso e l'uccisione di Omar al-Mukhtar. È la sera del 27 settembre 2015, siamo a Bologna nel rione Cirenaica, in un giardino pubblico intitolato Un anarchico, Lorenzo Giusti. Al termine del loro recital, e lì c'erano almeno 500 persone a vedere, al termine del loro recital c'è stata un'ovazione fragorosa in ricordo di Omar al-Mukhtar. E lì ho pensato: quando mai si è visto una platea di italiani tributare un'ovazione a Omar al-Mukhtar, a uno che gli italiani li ammazzava, ma li ammazzava perché faceva la resistenza, ammazzava gli invasori. E lì mi sono detto: abbiamo attivato qualcosa, la nostra evocazione di fantasmi in questo quartiere ha delle potenzialità grosse. Intanto, che cos'è la Cirenaica? La Cirenaica è un rione abbastanza piccolo della prima periferia est di Bologna. È stato fondato nel 1913 come quartiere di edilizia popolare, c'erano fabbriche l'intorno, c'era una grande cartiera, e più o meno coevo della più famosa Bolognina, la Bolognina del 1908, la Cirenaica del 1913. Le architetture dei due quartieri sono molto simili, a tratti, se uno così chiude gli occhi per qualche minuto camminando per la Cirenaica e aprire all'improvviso, potrebbe pensare solo alla Bolognina e viceversa, no? Anche se sono in due zone diverse della città, nord e est. La Cirenaica fu chiamata così per celebrare la conquista della Libia, che era appena avvenuta nel 1912. La guerra di Libia comincia nel 11 e nel 12 si conquista, in realtà, dicevamo prima, solo Tripoli, Benghazi, Terna, qualche altro centro. E così le vie della Cirenaica ricevono dei nomi in tema: via Tripoli, via Homs, via Due Palme, dalla battaglia di Due Palme, via Cirene, via Benghazi, sono tutti nomi così, legati alla conquista della Libia. Però è un quartiere proletario, dove è forte l'antifascismo durante il ventennio e dove soprattutto si sviluppa la resistenza. È uno dei quartieri più importanti della resistenza bolognese, perché lì c'era la sede del CUMER, il Comando Unificato Militare dell'Emilia Romagna, il cui comandante era Ilio Barontini, e c'era una tipografia clandestina partigiana e tutto il quartiere sapeva dove era e non è mai stata scoperta. Quindi era anche un quartiere di cospirazione e di guerriglia. Nel 2015 ci siamo messi insieme, noi come Wing, un centro sociale che si chiama Bar 61, che è lì alla Cirenaica, un'associazione che si chiama Spazi Aperti, che è quella che ha conquistato e gestisce il giardino pubblico Lorenzo Giusti, un altro collettivo di scrittori, Kaizen, band musicali, fotografi, eccetera, e abbiamo messo insieme questo collettivo di collettivi, RIC, Resistenza in Cirenaica, proprio per fare il tipo di lavoro che sto illustrando. Noi siamo partiti da un dato, questo qui, i doppi nomi delle vie, guardate, via Paolo Fabbri, caduto per la liberazione, già via Tripoli, perché nel 49 il Consiglio Comunale di Bologna rintitolò quasi tutte le vie della Cirenaica partigiana,
Non lo fece per anticolonialismo, eh? Nella discussione si dice no, perché noi chiaramente riconosciamo il valore del lavoro italiano, delle colonie, eccetera, eccetera. Quindi in realtà ci sono dei caveat, però il risultato è anticoloniale. Vengono cambiati quasi tutti i nomi, via Paolo Fabbri è quella dove abitava Lucini, ve la ricordate tutti, via Paolo Fabbri 43, è un importante partigiano romagnolo, socialista, che tra l'altro era anche confinato a Lipari e fu cruciale nell'evasione di Lussuliti e Rosselli dall'isola, fu uno di quelli che organizzò quell'evasione, quindi un personaggio importantissimo, Paolo Fabbri. E tutte le vie sono così, tranne via Libia, è l'unica che ha mantenuto il vecchio nome, e ovviamente il rione si chiama ancora Cirenaica, però è tutto così, via Sante Vincenti, già via Derna, via Giuseppe Ventivogli, già via Bengasi. Vedendo i doppi nomi delle vie sotto una certa luce, ci è venuta l'idea di raccontare le due resistenze, quella occultata dal vecchio nome e quella celebrata dal nome nuovo, quindi la resistenza in Libia contro l'aggressione italiana e la resistenza a Bologna contro l'occupante nazifascista. Sono dei formidabili spunti narrativi queste doppie tabelle, e da lì siamo partiti e abbiamo cominciato a raccogliere storie e a raccontarle. Storie di resistenza nelle due Cirenaica, la nostra e quell'altra, quella piccola e quella sterminata, no? Il deserto, altopiani. E' da lì che ci è venuta questa immagine prepotente di un'unica resistenza, è un'unica resistenza al fascismo italiano, c'è un arco lunghissimo, è una resistenza transcontinentale e creola. Abbiamo cominciato a organizzare trekking urbani, raccontando le storie evocate nei nomi delle vie, a fare feste di strada. Un'azione che abbiamo fatto è stato cambiare nome via Libia, che è l'ultimo nome coloniale. Nel settembre del 2015, durante il nostro primo trekking urbano, abbiamo rinominato via Libia e abbiamo stampato la tabella uguale, proprio con lo stesso carattere, via Vinca Kitarović. E anche questa è una storia di resistenza meticcia. Vinca Kitarović era una ragazza croata che era prigioniera a Bologna e che fu liberata dai partigiani bolognesi e si unì a loro. E dopo è rimasta a Bologna tutta la vita. Ah, quindi croato bolognese. Abbiamo collocato i nuovi cartelli attaccandoli con delle fascette e poi Vumin 2 ha raccontato la sua storia, la storia di Vinca. Questa è tutta la gente che c'era al nostro trekking urbano, sono più di 200 persone e quello là sopra col maglione verde è Vumin 2 che sta raccontando la storia del nome della via e la storia della partigiana Vinca Kitarović. A un certo punto, quando sono scomparsi i nostri cartelli, abbiamo cambiato strategia e abbiamo attaccato a tutti i cartelli in via Libia un adesivo che è ancora lì, con scritto via Libia, luogo di crimini del colonialismo italiano. E quello è ancora lì. Okay. Questo intervento, poi spiegherò come l'abbiamo chiamato, no? Perché a ognuno di questi interventi a un certo punto abbiamo dato un nome, è una tattica ben precisa, abbiamo anche scritto un prontuario che è sugiato, prontuario di guerriglia odonomastica, gli odonimi sono i nomi delle vie e delle piazze, i toponimi sono i nomi di località o di, insomma, di luoghi, di montagne, di qualunque cosa, ma gli odonimi sono i nomi di piazze e vie. Quindi abbiamo fatto quest'altro intervento qui e nessuno l'ha ancora tolto questo, tra l'altro è un adesivo impermeabile, quindi anche se piove. Abbiamo fatto anche un altro tipo di lavoro. Abbiamo, siccome non l'ha mai fatto il comune, abbiamo stampato noi delle targhe per segnalare gli edifici dove erano il comando centrale della resistenza e la tipografia clandestina. E durante un trekking urbano estivo li abbiamo attaccati, dopo li abbiamo staccati perché sennò ce li fregavano. Quindi ogni volta li riattacchiamo quando facciamo il trekking urbano, perché altrimenti scompaiono come i cartelli di Vinca Kitarović, non abbiamo i soldi, no? E però un giorno li imbulloneremo, credo, sul muro e non scompariranno più. Tutte queste storie includono quella di Ilio Barontini. Come vi dicevo prima, Ilio Barontini, assieme a Domenico Rolla e Anton Ullmann, era andato in Etiopia ad addestrare quelli di Etiopi. Dopo, quando è tornato a Bologna, è diventato il più importante comandante partigiano. Lui era livornese, ma la resistenza l'ha fatta a Bologna e era al comando dei partigiani nella celeberrima battaglia di Porta Lame, che è il più importante scontro aperto con i nazifascisti in una città europea. È una battaglia campale in cui i partigiani riescono a scamparla in grande inferiorità numerica e riescono a infliggere anche grosse perdite al nemico.
Noi abbiamo questa celebre fotografia di Barontini assieme ai guerriglieri Arbeniac che sembrano il Black Panther Party, ma la foto è del 1938, guardate che pose, che sguardi, e come diciamo a Bologna che bulbi, che acconciature, guardate che bulbi che hanno, e quello seduto è Barontini. Ecco, ci siamo ispirati a questa foto e abbiamo commissionato a dei ragazzi del liceo artistico praticamente di fare un murale ispirato a quella foto. Quando abbiamo fatto questo dipinto murale è stato più volte vandalizzato, tutte le volte l'abbiamo restaurato facendo anche un picchetto d'onore, un reading con la storia di Barontini lì davanti. Alla fine abbiamo comprato della vernice antivandali e l'abbiamo ricoperto tutto, e quindi adesso è perfettamente lavabile. Se qualcuno va là a fare stipe con la bomboletta, basta passare la spugna, quindi non è più stato vandalizzato. Era sempre vandalizzato da un anonimo deficiente, che è rimasto anonimo per poco perché poi l'abbiamo beccato, e scriveva con la bomboletta sulla faccia di Barontini: "Si cazzo". Cosa c'è nel bomboletto? È così. Quando abbiamo capito chi era, proprio un'indagine del quartiere, con una chiave gli abbiamo scritto "si tazzo" sulla macchina. E ha smesso. Ecco. Tutte queste storie le raccontiamo in una collana di libri autoprodotti che sono anche ordinabili online, che si chiama I quaderni di Cirene, e che imitano la grafica della vecchia collana Medusa Mondadori, Dantan, il primo volume verde, poi varie colorazioni. E per i prossimi numeri ho proposto invece di usare la vecchia grafica dell'Universale Economica, la Feltrinelli, pre-Feltrinelli, no? Che era molto bella. Comunque c'è questo tocco vintage, tutte queste storie che noi evochiamo e trasformiamo in reading, i testi li pubblichiamo qui, appunto in questi libri. Un'azione che è stata fatta nel quartiere molto interessante ultimamente è quella di Piazzetta delle Partigiane. Nel giugno del 18 il comune di Bologna ha voluto fare il simpatico, fare la gogliardata, così per far vedere che sono in fondo spiritosi, e hanno dedicato un giardino pubblico ai cosiddetti Umarels. Gli Umarels, appunto, è una parola in slang bolognese anglicizzato con la S finale, sarebbero i pensionati che guardano i lavori in corso, no? Con le mani dietro la schiena, eccetera. No? E quindi hanno fatto questa roba di Piazzetta degli Umarels. Nel rione, dove tutti gli altri nomi ricordano partigiani, dove c'è una sensibilità abbastanza alta per questi temi, questa cosa è stata vista proprio come un'idiozia, no? E siccome i nomi dei partigiani nel rione sono tutti maschi, ed è stata sempre una cosa, insomma, che abbiamo fatto notare, la notte prima dello scorso 8 marzo, le solite ignote, anonime, alcune avevano la barba, però in realtà era vista la brigata, hanno ribattezzato Piazzetta di Umarels Piazzetta delle Partigiane, costringendo così il comune a scegliere tra gli Umarels e le Partigiane. Vediamo un po' adesso cosa fate. C'è stato un po' di tentennamento e poi il comune ha scelto gli Umarels. Quando abbiamo esportato a Palermo queste pratiche, in questa grande giornata che si chiamava Viva Menilicchi il 20 ottobre scorso, quindi è stata l'occasione per sistematizzare tutte queste varie tattiche di azione. Ad ognuna di queste abbiamo dato un nome. Allora, in quei giorni a Palermo c'era Manifesta 19, c'era questa grande, appunto, manifestazione internazionale d'arte. Ci hanno chiamato un anno prima dicendo: se voi poteste scendere e coordinare con noi, ideare delle azioni. Si è messo insieme anche lì un collettivo di collettivi molto simile a quelli dei Settenti Cirenaica, con artisti, gruppi e cose varie, e si sono ideate svariate azioni che sono state fatte durante un lunghissimo trekking urbano, partito la mattina presto e finito la sera tardi. Sono state fatte svariate azioni. Via Generale Vincenzo Magliocco, sotto è stata aggiunta la foto di piedi piegati dall'iprite, appunto da questo gas urticante e terribile che ti scorticava, che veniva bombardato dall'aviazione italiana sopra l'Etiopia. Questi sono piedi di un bambino, tutti piegati. Il generale Vincenzo Magliocco, sotto abbiamo aggiunto, organizzò e diresse i bombardamenti con armi chimiche durante l'invasione fascista dell'Etiopia. Nessun palermitano lo sapeva chi era questo generale Magliocco, no? Assolutamente. In questo modo gli sbatte in faccia anche con violenza a chi è intitolata questa via. Così uno si chiede: ma perché? Perché questa via fu intitolata a questo qui? Perché è ancora
intitolata a questo qui, cambia la tua percezione del luogo e anche della tua quotidianità. Un cartello che hai visto tutti i giorni, tutta la vita, per anni, all'improvviso viene risemantizzato in una maniera così radicale, no? Direbbero in inglese in your face. Quando abbiamo presentato il progetto abbiamo elencato 37 luoghi abitati dagli spettri del colonialismo. Abbiamo fatto tutto un discorso di introduzione e molti palermitani non erano assolutamente consapevoli di questa cosa, che ci fossero questi 37 luoghi e quale fosse il significato degli odonimi di quei luoghi e quali fossero le storie associate. Noi abbiamo fatto anche una story map che è online, navigabile, interattiva, con tutti questi luoghi, le azioni che sono state fatte, dei video, delle immagini. Ci si arriva tramite JAP, tramite il nostro blog. Tutte queste cose che ho mostrato potete usare già come portale cercandole, e da lì poi andate nei vari siti, nei vari blog a vedere le varie mappe. Questa azione di aggiungere, come questo è il generale Vincenzo Magliocco, di aggiungere un'informazione al nome della via, l'abbiamo chiamato chiosa. Una chiosa consiste nell'aggiungere un elemento di informazione all'odonimo. Anche lì è stata fatta come a Bologna, luogo di crimini del colonialismo italiano, in questo caso era via Tripoli, ma soprattutto un'azione che poi è stata replicata in varie città d'Italia, piazza Vittorio Bottego, è stata aggiunta la chiosa esploratore e pluriomicida. Anche a Bologna, in via Bottego, è stata aggiunta questa cosa e la gente rimane pluriomicida. Ma perché era pluriomicida? Ma soprattutto, chi cazzo è? Cioè, nel senso che non te lo sei mai chiesto, no? Non hai la minima idea. Vittorio Bottego è un esploratore, ma in realtà ha fatto delle stragi durante le sue esplorazioni. Angelo Del Bocca lo racconta molto bene. C'è un mega monumento davanti alla stazione di Parma, perché lui era parmense, dedicato a Bottego, un bruttissimo razzista, raffigura appunto anche degli africani inferiori, mentre lui è sopra, cioè, è una cosa terribile. Ed è stato un'avanguardia del colonialismo italiano, della prima guerra d'Abissinia. Soprattutto le sue esplorazioni, le sue mappature erano funzionali, come spesso accade, all'invasione militare. Del Bocca ne dice peste e corna negli italiani in Africa orientale, no? Perde un po' di aplomb quando dice che il video del capitano esploratore Vittorio Bottego, che per me si guida attraverso le regioni meridionali d'Etiopia, una colonna di avanzi di galera, e non crede ad altra legge che quella delle armi. E in effetti ha ragione, perché nei diari di Bottego si trovano frasi così: vediamo facce minacciose trasparire dalle sedi, e per liberarci non c'è di meglio che trattarli come selvaggina a fucilate. A un certo punto l'hanno beccato e hanno trattato come selvaggina lui, ma è il re d'Erazione, ma cosa ci si poteva aspettare? Però ci sono un sacco di vie intitolate a lui, di piazze e di vie, e quindi la chiosa consiste nel far venire fuori il sangue che sta dietro quell'odonimo, la prevaricazione, l'invasione, il razzismo greve di questa figura, ok? E soprattutto il fatto che il ruolo di esploratore non è mica neutro. Appunto, spesso è l'avanguardia di un'invasione militare e di stragi. E queste sono le chiose. Invece c'è la metamorfosi. Via Rodi l'abbiamo trasformata in via Comunità Ebraica di Rodi. Quindi ha cambiato completamente senso. Perché via Rodi è un nome coloniale. Celebra la conquista del Dodecaneso durante la guerra italo-turca. Poi Rodi e le isole del Dodecaneso sono rimaste colonia italiana per una trentina d'anni. La Comunità Ebraica di Rodi, grazie agli elenchi fatti con le leggi razziali del 38, fu circoscritta, identificata, catturata dai nazisti, consegnata dai repubblichini di Rodi ai nazisti e poi deportata tutta nei lager tedeschi. Allora, la via Rodi, la via Comunità Ebraica di Rodi, uno si chiede: ma perché Comunità Ebraica di Rodi? E magari va anche a cercare, non gli sul momento abbiamo spiegato ovviamente, ma uno che passasse dopo questa cosa dice: perché qualcuno ha messo Comunità Ebraica di? Questa azione si chiama metamorfosi. Un altro tipo di azione è l'anabattesimo, cioè dare un nome a un posto che non ce l'ha, o addirittura o cambiare nome a un posto che ce l'ha. Questo è un angolo di via Bottego che viene chiamato piazza Lilio Barontini. Un altro anabattesimo era appunto via Livia, che diventa via Mirka Kitarovic.
Questo è un intervento più drastico rispetto alla chiosa e alla metamorfosi, no? Perché vai proprio a alterare, a cambiare piazzetta delle partigiane e un anabattesimo, ok? Un altro tipo di intervento è la rinascita. La giornata si chiamava Viva Benedicti, cioè Viva Benedicti II, il re della Messinia, con però la pronuncia storpiata dal popolo siciliano, perché il 3 marzo del 1896 ai Quattro Canti, nel centro storico di Palermo, scoppiò un tumulto che divenne una vera e propria manifestazione anticolonialista, animata da socialisti, anarchici e proletariato urbano di Palermo, in cui provocatoriamente veniva urlato Viva Benedict, si stava parlando della prima guerra messina, quella che è culminata con la catastrofe di Adua, no? E quindi è stata la prima manifestazione anticolonialista italiana ed è avvenuta ai Quattro Canti, dove c'è un chiosco, un'edicola in disuso, ed effettivamente è riconosciuto come luogo dove trovavi la stampa socialista e operaia. Allora la rinascita del chiosco è consistita nel farlo ritornare per un giorno un'edicola attiva, operante. Abbiamo stampato questi fogli che mimano un giornale del giorno dopo, del 4 marzo 1896, manifestazione di anarchici e socialisti, attacca ai Quattro Canti, i soldati al grido Viva Benedicti, e quindi abbiamo fatto rivivere quel chiosco. Questa azione è chiamata rinascita, è una rinascita. Ce ne sono svariate altre epifanie, emblemi, trovate grosse, trovate il prontuario completo di Guerriglia Toromastica e su Giappa, basta digitare su Google prontuario di Guerriglia Toromastica, non troverete il sito omonimo, ovviamente, no? Però c'è stato il contagio, cioè questo lavoro fatto a Bologna e a Palermo ha ispirato azioni anonime in un sacco di posti. Questa è la Dispoli, dove è stata intitolata da poco Piazza Giorgio Almirante, e sotto hanno aggiunto una chiosa, segretario di redazione della rivista La Difesa della Razza, 1938-1942. Questa azione contro via Almirante o Piazza Almirante è stata fatta anche in vari posti della Sicilia e in altre città dove ad Almirante sventuratamente si sono dedicati degli odonimi. Questa targa è stata poi distrutta e quindi l'azione successiva, che noi non abbiamo messo nel prontuario di Guerriglia Toromastica, è stato distruggere direttamente la targa Piazza Giorgio Almirante. Ma perché insomma evidentemente si è pensato quando ci vuole ci vuole. Però appunto sono svariate le azioni di questo tipo, ne ho dette, quella di via Bottego ha ispirato tante chiose in giro per l'Italia, piazza Almirante, il 25 aprile scorso, appunto questo 25 aprile a Bari, il corteo antifascista ha aggiunto delle chiose a vari nomi coloniali, a via Somalia ha aggiunto una chiosa con le foto dei guerriglieri etiopi Arbeniak e svariate altre cose. Quindi sono delle pratiche di evocazione di fantasmi, alcuni lo chiamano rimosso coloniale, probabilmente è improprio, insomma quella cattiva memoria, quell'amnesia, quel blocco culturale nei confronti di queste dimensioni del nostro passato, che sono anche quelle che ci hanno impedito di raccontare le storie delle resistenze al fascismo italiano nei posti invasi dall'Italia, che sono, come nel caso della Jugoslavia, dei veri e propri prodromi diretti della nostra resistenza, e nel caso dell'Africa hanno visto già la partecipazione di partigiani italiani in Libia e in Etiopia in appoggio alla resistenza libica ed etiope. Con questo tipo di pratiche narrative, dai libri ai trekking urbani, alle performance, alle installazioni, alla guerriglia odonomastica, alle pubblicazioni autoprodotte, le rinascite di luoghi, tutte queste cose noi stiamo cercando di forzare un immaginario. Ci auspichiamo che in tutte le città d'Italia nascano dei laboratori di questo tipo, perché sono quelli che possono veramente farci capire non solo appunto la complessità della nostra storia, il sangue di cui trasuda e queste cose qua che potrebbero anche essere cliché, ma che proprio ci aiutano ad avere una nuova percezione dell'antifascismo e della resistenza molto più ricco, appunto multinazionale, multietnico, creolo, transcontinentale, anticoloniale, meticcio e tutto quanto. E io direi che ho finito, grazie.
Grazie.